Ciao, ben ritrovati anche oggi un nuovo tutorial. Oggi guarderemo dal Tour Live Max Neckringa se una regola c'è. Una bella versione rock e penso che chiunque vorrà suonarla si divertirà veramente tanto. Introduzione che vede appunto quattro misure senza la batteria. Dopodiché abbiamo un crescendo in ottavi su timpano e rullante. Se volete caricare un po' di più questo crescendo, aggiungerei anche la cassa in 4. Dopodiché entriamo col nostro groove, molto semplice, charleston in ottavi, cassa sull'1 e sul 3 e rullante sul 2 e sul 4. Due finali che vede il primo col ritmo normale, sul secondo invece sul 4, anziché avere due ottavi di charleston, abbiamo un quarto di crash insieme al rullante. 1, 2, 3, 4. Primo finale. Secondo finale. 1, 2, 3, 4. Ok, arriviamo alla nostra strofa. Le prime 8 misure è solo con la cassa in 4. Successivamente abbiamo altre 8 misure con cassa in 4 e un colpo di timpano sul 3 insieme alla cassa. Andiamo avanti e troviamo 3 giri con gruppi di 2 misure. La prima ripetiamo quella fatta in precedenza, quindi cassa in 4 con il timpano sul 3. Sulla seconda invece aggiungiamo un colpo di tom sul levare dell'1. Sul 3 rimane invariato il nostro timpano insieme alla cassa. Allora, prima di arrivare al nostro ritornello invece abbiamo una misura che vede cassa sull'1, sul 2 e sul 3. Sul 3 anche il nostro timpano. Attenzione sul levare del 3 e sul levare del 4, cassa con un colpo di charleston leggermente aperto. 1, 2, 3, 4. Arriviamo al nostro ritornello, ritroviamo il nostro groove di base, troviamo solo alcune variazioni sui finali dei vari giri. La prima parte vede una variazione solo sul secondo finale, mentre sulla seconda parte troviamo variazione sul primo e sul secondo. Prima variazione quindi sul secondo finale del primo giro, cassa sull'1, rullante sul 2, cassa sul 3 con un levare di rullante sul 3. Sul 4 invece abbiamo 2 sedicesimi più un ottavo, tutto sul rullante. 2, 3, 4. Primo finale del secondo giro, invece troviamo cassa sull'1, rullante sul 2, cassa sul 3. Sul 4 abbiamo un ottavo più 2 sedicesimi sul rullante. 1, 2, 3, 4. Ultimo finale prima di ritornare alla nostra strofa. Allora vediamo, sull'1 abbiamo solo il charleston, mentre sul resto della misura si alterna rullante sul battere e cassa in levare. 1, 2, 3, 4. Torniamo alla nostra strofa, solito ritmo. Variazione sul primo finale che vede 2 ottavi di rullante sul 4 con l'apertura del charleston leggera sul secondo ottavo. 1, 2, 3, 4. Secondo finale invece che vede cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 cassa con un ottavo in levare sul tom, sul 4 abbiamo 2 sedicesimi sul rullante e poi un ottavo sul timpano. 1, 2, 3, 4. Altro giro che vede sempre il nostro groove classico. Sul secondo finale invece troviamo una misura di crescendo, quindi ancora timpano e rullante. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1.
arriviamo al nostro secondo ritornello. Unica differenza di questo ritornello è il secondo finale del secondo giro. Viene aggiunta una cassa sull'1 e sul 4 vengono suonati secondo tom e timpano. 1, 2, 3, 4. In questo caso sul tom e timpano è segnato anche il Charleston. È un errore mio di scrittura, l'ho mantenuto così, però in quel caso non suona perché la mano destra viene spostata appunto sul tom e sul timpano. Ok, parte prima dell'assolo, 6 misure con la cassa in 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. La misura successiva vede cassa sull'1 e sul 2, sul levare del 2 parte un crescendo in ottavi di rullante e timpano che si sviluppa anche sulla misura successiva. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Arriviamo al nostro assolo in cui l'ostinato verrà portato sul ride sempre in ottavi. Il groove varierà solo sulle tre ripetizioni in cui troviamo anche il levare del 3 con la cassa, altre tre misure col nostro groove, dopodiché uno stacco che ci porterà alla parte successiva. Vediamo lo stacco. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parte che prosegue col nostro groove fino ad arrivare a un altro crescendo in ottavi con rullante e timpano. Di nuovo il nostro ritornello in cui troviamo su quattro giri le variazioni sul secondo, il terzo e il quarto finale. Secondo finale che vede cassa sull'1, sullevare un colpo di rullante, cassa sul 2, rullante sul 3 e sul 4, primo ottavo di rullante e 2/16 ancora di rullante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Secondo finale c'è sempre il nostro groove, ma sul 2 e sul 4 dove troviamo un rullante viene suonato un quarto con il crash. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Terzo finale che ci porta alla fine quasi del nostro brano. Tutto sviluppato in ottavi. Primo ottavo di rullante crash, 2 ottavi di cassa e poi partendo dal nostro rullante abbiamo un ottavo sul rullante, un ottavo sul primo tom, un ottavo sul secondo, un ottavo sul timpano e chiudiamo con l'ultimo ottavo di rullante e crash. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 8 misure di pausa, 4 misure di cassa in 4 con ottavi sul Charleston, dopodiché arrivano 4 misure tutte differenti che ci porteranno all'ultimissimo ritornello. Prima misura, cassa sull'1, sul 2, sul 3 e sul 4, rullante e crash insieme. Seconda misura, cassa sull'1, rullante sul levare dell'1 insieme al crash, cassa sul 2, rullante e crash sul 3, sul 4, primo ottavo di cassa e 2/16 di rullante. Successiva misura, cassa e crash sull'1, rullante sul 2, che ritroviamo anche sul levare del 3, sul 4, 2 ottavi di gran cassa. Successiva misura, rullante sull'1, cassa sul levare dell'1, stessa cosa sul 2, quindi rullante sul 2, cassa sul levare del 2, sul 3, primo ottavo di cassa e poi partiamo con 6/16 di rullante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
secondo finale della prima parte. Dopo i due finali troviamo una misura che si ripete due volte con rullante sul 2 e sul 4, tutto il resto in ottavi con la gran cassa. Misura successiva che vede due ottavi sull'1 di gran cassa, sul 2 primo ottavo di rullante e secondo di gran cassa, sul 3 primo ottavo di rullante, secondo di gran cassa, sul 4 primo ottavo di rullante e poi 2/16 di gran cassa. Misura successiva invece tutta in ottavi, in cui si alternano prima rullante, dopodiché la cassa. Tre misure in cui troviamo la stessa divisione di rullante e cassa, tranne che sul 3, dove invece troviamo sul secondo ottavo 2/16 di cassa. L'ostinato qua invece è in quarti, tutto sul crash. Misura finale, primo ottavo di cassa, dal secondo ottavo tutto in 16esimi, 4 colpi del primo tom, 4 colpi del secondo e 5 sul timpano, quindi arriviamo con l'ultimo colpo sul timpano che si trova sul secondo ottavo del 4. Vediamo tutta la parte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
questo è quanto. Siccome la velocità del brano è a 140 bpm, vi consiglio di lavorarvelo diviso in parti, cercando di portare bene e di sistemare bene tutte le parti, dopodiché lo mettete insieme. Non mi resta che salutarvi anche oggi, spero di avervi fatto compagnia. Se vi è piaciuto il video, vi invito a iscrivervi appunto al canale, attivate le notifiche così potrete seguirmi anche nei prossimi tutorial. Vi ricordo che qui sotto troverete il link per scaricare gratuitamente lo spartito su cui abbiamo lavorato. Buon groove e alla prossima, ciao!